Allora, Sprocati, oggi l'esordio dopo qualche panchina qui a Salerno, emozioni in questa tua vetrina qui allo Stadio Arechi? Sì, sono contentissimo, ecco, di essere entrato anche solo 5 minuti, perché comunque ci tenevo, poi era parecchio che comunque ero fermo, piano piano insomma vorrei ritrovare il ritmo in gara. Un pareggio sostanzialmente giusto per quello che si è visto, forse una partenza un po' col freno a mano tirato della Salernitana nella prima frazione di gioco, poi avete preso le misure, anche qualche cambio un po' che ha aggiustato in corsa la formazione iniziale, poi nella ripresa si è vista la Salernitana che nelle ultime settimane stiamo conoscendo. Sì, beh, c'è da dire anche, oltretutto bisogna fare dei meriti anche alla Cesena, perché comunque è una grandissima squadra, ha chiuso bene il primo tempo gli spazi ed era difficile comunque anche fare gol, anche se l'abbiamo trovato. Poi vabbè, secondo tempo il nostro campo si sa è enorme, quindi gli spazi si sono creati e siamo venuti fuori. Cesena che arrivava qui con una serie di risultati utili consecutivi importanti, una squadra che forse non rispecchia, anche visto l'organico, quella che è la posizione in classifica. Io penso che nella seconda parte della stagione sicuramente Cesena verrà fuori, perché ha un organico importante. L'Avellino ha vinto, delle inseguitrici è l'unica che ha fatto risultato a Cittadella, 3-1 fuori casa. Che campionato adesso sarà? Voi avete uno scontro ancora un altro scontro diretto sabato prossimo con il Trapani, che tra le altre cose ha pareggiato a Spezia al 91esimo. Sì, beh, ma da adesso fino alla fine del campionato saranno tutte partite dure, difficili, ma penso che se giochiamo come secondo tempo di oggi potremo fare bene. Che partita sarà a Trapani, che non è sicuramente una squadra che si è arresa ancora? No, sicuramente, però ripeto, con l'atteggiamento che abbiamo avuto noi sicuramente faremo risultato. Ti faccio l'ultima e ti faccio andare via. Il tuo arrivo qua a Salerno, come ti sei ambientato con la città, con la squadra, con i nuovi compagni? Oh, benissimo, un posto fantastico, tifoseria devastante e poi i compagni sono unici, mi hanno fatto entrare subito nel gruppo e non mi hanno fatto sentire, ecco, l'ultimo arrivato.